San Benedettese e Pistoiese si dividono i due punti in palio. Ai marchigiani basta per raggiungere la salvezza, ora in matematica. Ai toscani per giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti, domenica prossima contro la Cavese. Tutti d'accordo dunque, meno il pubblico che ha corso per festeggiare la salvezza della sua squadra, l'ha perfino fischiata. Primo tempo assai brillante dei padroni di casa e gran lavoro per Bistazzoni, autore di interventi decisivi. In particolare, dopo la mezz'ora il portiere è stato bravissimo su tiri di Perrotta e Gamberini. A tre minuti dal riposo passano i padroni di casa. Lungo palleggio di Faccini, sul cross si accende una mischia, risolta da Gamberini, inutile il disperato intervento di Tendi. Potrebbe raddoppiare la squadra di Claglugna nelle ultime battute del primo tempo. Nella ripresa invece si disunisce. La Pistoiese mette in campo l'arma della disperazione, si lancia all'arrembaggio e sfiora ripetutamente il pareggio. Lo ottiene al 22esimo con Jacobelli appena mandato in campo da Riccomini. Il nuovo entrato non trova difficoltà a penetrare in area e a infilare Coccia in uscita. La partita in pratica finisce lì. Il realismo consiglia alle due squadre a non rischiare. A ribellarsi sono i tifosi, specie i più giovani, che vorrebbero vedere la squadra chiudere in bellezza un campionato che ha riservato anche qualche batticuore. Samb salva comunque, la Pistoiese ci proverà domenica prossima.